Massimo Castagna, direttore artistico di Angel. Angel è un brand che ha incentrato la sua programmazione artistica e il suo lavoro sul tema del viaggio. Il viaggio per definizione è un progetto visionario, e nessuno meglio di Massimo Castagna, quindi il direttore artistico, è identificabile nell'uomo visionario del progetto. Ecco. Devo dire che mi piace molto questa definizione. In realtà il nostro viaggio è un viaggio attraverso il tempo e attraverso lo spazio, ovvero prendiamo riferimenti da qualunque luogo e da qualunque tempo nel mondo, pensando ad un progetto che è internazionale e creando una ricetta che è quella che noi oggi pensiamo sia il modo contemporaneo di vivere la casa, il nostro modo contemporaneo, quello che noi vorremmo oggi avere all'interno della nostra casa. Il Salone del Mobile è l'appuntamento per eccellenza. Come si presenta Enge? Quali sono dal punto di vista artistico, puramente artistico, le novità? Cosa ci aspettiamo e cosa vediamo in questi giorni qui a Milano? In realtà con Enge proseguiamo, andiamo avanti in quello che è il percorso che abbiamo iniziato lo scorso anno. Ciò che portiamo quest'anno non nega, ma anzi evolve una serie di concetti sulla base di un lavoro che ci ha occupato per un intero anno. Ricerca dei materiali è sempre molto particolare, credo abbastanza unica, con alcune cose che sono veramente eccezionali, di difficile reperibilità. Parlo, non so, delle essenze come il rovere di palude, che è un'essenza quasi introvabile, grigia, magnifica, finita naturalmente sempre solo a olio, fino alla ricerca che abbiamo fatto sui tessuti in acciaio con cui siamo riusciti non solo a inserirlo all'interno del vetro, ma a fare il rivestimento dei cuscini di decorazione. Chi vede o chi tocca questa cosa accarezza un oggetto che sembra seta, ma in realtà è acciaio. Oppure altri tessuti in acciaio con cui abbiamo fatto i top di tavolini o di credenze, ma non solo, finiture sui metalli, finiture sui legni, quindi un lavoro eccezionale da questo punto di vista, applicato a prodotti mai troppo esasperati come disegno, ma molto raffinati e molto discreti. Stiamo terminando questa chiacchierata sul tavolo in cappuccino e abbiamo avuto modo di apprezzare la ricerca sui materiali, quindi di poter degustare sul tavolo in rete metallica piuttosto che in rovere di palude. Dove vuole arrivare Angel in questa ricerca? Beh, sicuramente completare la casa. Abbiamo rafforzato la nostra gamma di prodotto per quello che riguarda l'area living, ma abbiamo tanti progetti nel cassetto già pronti da sviluppare, alcuni solo da terminare per quello che riguarda l'area notte della casa. Per quanto riguarda i materiali, non lo so. In realtà abbiamo una grande curiosità e una grande fantasia. Andremo avanti in questa esplorazione che perseguiamo oramai da tempo e che ci sta dando delle soddisfazioni incredibili su territori che spesso non sono assolutamente affrontati da nessuno, sicuramente molto lontani dall'industria.